Benvenuti a questa edizione del nostro giornale, gentili telespettatori. In apertura parliamo del futuro del liceo musicale Paisiello di Taranto. Questa mattina la UIL ha organizzato una iniziativa alla quale ha partecipato l'assessore regionale alla cultura Loredana Capone. L'obiettivo, come noto, per la sopravvivenza dello stesso istituto musicale è quello della statizzazione. Sentiamo gli impegni della Regione Puglia, poi a seguire le parole del segretario confederale della UIL nazionale e di Domenico Rana, presidente del consiglio di amministrazione dello stesso istituto. Sentite. Intanto per quest'anno ha consentito insieme alla provincia e allo Stato un contributo straordinario, la possibilità di svolgere anche questo anno accademico. Quindi la Regione si è messa al fianco dell'istituto, dei suoi studenti, della città, investendo nella cultura, nella musica, nella formazione che è alta di questi ragazzi. Continua a farlo, diciamo, adesso cercando insieme alle istituzioni locali una soluzione che possa venire, diciamo, alla nazionalizzazione dell'istituto. Anche perché oggettivamente la legge Delrio non chiarisce che cosa succede a questi 18 istituti in Italia che sono insediati nelle province, a differenza degli altri 54 che hanno la stessa identica funzione però sono nazionali. Quindi noi, diciamo, siamo d'accordo con gli enti locali, con i cittadini, con le associazioni della cultura, con la gestione del paesiello che chiede una uniformità, diciamo, di trattamento e di legislazione relativamente alla attività di formazione che si svolge in questo istituto. La UIL chiede di accelerare il processo di statizzazione del liceo musicale Paisiello, un percorso che però non sembra tanto facile. Beh, non c'è una disponibilità da parte del governo a comprendere che c'è un'esigenza non solo di tutela, di professionalità che comunque se per caso dovessero andare in mobilità non avrebbero facilmente un posto di lavoro, ma soprattutto non si pensa a salvaguardare uno degli istituti più antichi di cultura come il Paesiello, che in un paese normale andrebbe non solo valorizzato ma anche con investimenti rilanciato. Noi ci stiamo impegnando a sostenere la battaglia, tanto è vero che siamo stati gli unici a far presentare al Parlamento un ordine del giorno a tutela del Paesiello. Quindi proseguiremo, perché noi riteniamo che, essendo un istituto di alta cultura e di alta formazione, vada inserito in quelli che sono gli istituti uguali del MIUR e quindi sia statizzato naturalmente. Questo è il sentimento che deve animare tutta la collettività tarantina. Non soltanto noi del Paesiello, noi come cittadini di questa meravigliosa città e provincia. E in effetti questo sentimento è abbastanza diffuso e voi l'avete già tutti registrato, questo sentimento nella sua propagazione anche oltre i confini dell'area tarantina. Quindi noi dobbiamo far fronte a questo bisogno di crescita culturale, e il Paesiello è un istituto di alta cultura che addirittura ha una garanzia di ordine costituzionale. E veniamo alle questioni che riguardano l'Ilva. A Genova l'assemblea dei lavoratori di Ilva, convocata questa mattina da Fiom e Films, ha deciso l'occupazione della fabbrica per alzata di mano. I lavoratori sono scesi in strada e, dopo aver occupato la strada principale di Cornigliano, si sono diretti verso la stazione ferroviaria attraverso un corteo. Abbiamo deciso l'occupazione della fabbrica perché pensiamo che il governo abbia dato uno schiaffo alla città di Genova, oltre che ai lavoratori di Ilva, ha detto Bruno Manganaro, leader della Fiom genovese. Il governo vuole superare lo scoglio del 10 febbraio senza intimorire i privati con l'accordo di programma di Cornigliano. Il governo, senza dichiararlo, sta strappando l'accordo di programma. Per questo dobbiamo alzare la voce per difendere reddito, posti di lavoro e stabilimento. Sono passati 4 anni dal sequestro degli impianti Ilva da parte del GIP del Tribunale di Taranto. La Regione Puglia ha un nuovo governatore, ma le emissioni inquinanti non si sono mai fermate. È per questo che da stamattina e per i prossimi 15 giorni l'urlo dei bambini di Taranto è arrivato a Bari, in via Capruzzi, nelle adiacenze del Palazzo della Regione Puglia, con il manifesto che vedete in sovraimpressione, che oltre
ad essere stato affisso in città Taranto. Da oggi appunto è arrivato nel capoluogo regionale. Ma non è solo all'inquinamento dell'Ilva che ci opponiamo, dicono i genitori tarantini. Auspichiamo l'immediata chiusura del siderurgico, così come di tutte le altre fonti inquinanti persistenti sul territorio, come Eni, Cementir, le varie discariche, e la liberazione delle vaste aree della città occupate dalla Marina Militare, che proprio negli ultimi giorni si è resa responsabile di un ulteriore sversamento di carburante in Mar Grande. Vogliamo inoltre ribadire, dicono i genitori tarantini, che non siamo l'ennesimo comitato che si aggiunge alle tante altre associazioni presenti in città. Siamo semplicemente genitori preoccupati per la salute dei nostri bambini in modo assolutamente trasversale, oltre che scevro da legami politici. Abbiamo deciso di scuotere l'opinione pubblica, mostrando anche oltre i confini cittadini gli scenari devastanti che quotidianamente i nostri figli sono costretti a vivere. Ci auguriamo che Taranto possa finalmente avere una nuova economia ecosostenibile, rispettosa della salute e dell'ambiente. E il presidente del fondo antidiossina Onlus, Fabio Matacchiera, in una missiva inviata al presidente della Regione Puglia, al direttore di ARPA Puglia e ai carabinieri del nucleo ecologico operativo, evidenzia con tanto di corredo fotografico quale sia il grave stato in cui versano gli elettrofiltri del camino E312 ubicato in area agglomerato dell'Ilva di Taranto. Quest'area è considerata da ARPA Puglia, ricorda Matacchiera, la maggiore fonte di microinquinanti. Infatti tale camino, il più grande d'Europa, è quello attraversato da emissioni e polveri intrise di sostanze pericolose ed in particolare di diossine e furani. Matacchiera chiede di conoscere gli esiti del monitoraggio in continuo delle emissioni all'E312 e gli esiti del campionamento in discontinuo di diossine e furani previsti dal decreto di riesame AIA, oltre che dalla legge regionale 44 del 2008. Chiedo, dice Matacchiera, altresì gli esiti dei campionamenti sulle emissioni diffuse presenti in agglomerato come in altre parti dello stabilimento. Voltiamo pagina. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha ricevuto al Quirinale il sottufficiale della Marina Militare di prima classe Massimiliano Latorre, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, l'ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi. Lo ha reso noto un comunicato del Quirinale. Questa mattina a Taranto è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale, dibattito aperto sulla questione sovrintendenza che, secondo quanto ha deciso il Ministro della Cultura Franceschini, sarà accorpata in un'unica sede a Lecce, che comprenderà appunto Brindisi, Lecce e Taranto. Sentiamo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale. La sovrintendenza da Taranto non si muove. La sovrintendenza da Taranto non si può muovere perché la città di Taranto ha sicuramente, con tutto il rispetto della vicina Lecce, molto più materiale da mettere sul tavolo dal punto di vista culturale, artistico, storico. Ora abbiamo ricevuto un appello da diverse associazioni del territorio e non solo, da tanti cittadini che reclamano questo diritto. Ho fatto un appello in consiglio comunale. Guardi, il solo pensiero mi fa salire la pressione. Ho fatto appello al Consiglio Comunale, ovviamente tutti sono d'accordo e hanno anche presentato ordini del giorno a favore e a tutela di questo argomento. Io farò una proposta al Sindaco e al Presidente della Provincia e ai rispettivi consigli comunale e provinciale di recarci di persona dal Ministro Franceschini, senza mandare lettere, senza mandare appelli, senza mandare comunicazioni. Noi andremo lì a pretendere che i nostri diritti vengano salvaguardati. Taranto non può perdere altri pezzi importanti, soprattutto perché il governo ha deciso di, ieri c'è stata una dichiarazione del Presidente del Consiglio Renzi a proposito dell'Ilva, Taranto ha deciso di continuare a salvaguardare il polo industriale. Noi abbiamo però il diritto dovere di far crescere anche altre economie, quelle economie che possono dare rispetto e spazio e aria a questo territorio che ne ha davvero tanto bisogno. Noi non rinunciamo alla sovrintendenza. E intanto sull'argomento l'onorevole Furnari del gruppo misto alla Camera ha inviato un'interrogazione urgente al ministro Franceschini chiedendo quali iniziative urgenti il ministro ha intenzione di porre in essere al fine di rivedere la riorganizzazione territoriale delle sovrintendenze della Regione Puglia, con particolare riferimento alla sede di Taranto, che rappresenta per l'intera nazione un'istituzione culturale con una storia antichissima che comincia alla fine dell'Ottocento con l'arrivo a Taranto di famosi archeologi straordinari funzionari
Bari, il cui lavoro è culminato con la creazione del museo archeologico ed una particolare attenzione all'archeologia della città. Sempre in tema di consiglio comunale, il consigliere Angelo Bonelli ha rassegnato le sue dimissioni, comunicandole già telefonicamente, anticipandole al presidente del consiglio comunale Bitetti. Bonelli lascia per motivi personali, spetterà a lui, dice il presidente del consiglio comunale Bitetti, valutare eventualmente forme e modalità per spiegare nel dettaglio le ragioni della sua scelta. I cittadini di Taranto, che con il loro consenso gli avevano affidato il compito di rappresentarli nella massima assise cittadina, hanno il diritto di sapere. Considero, dice Bitetti, le dimissioni di Bonelli un fatto importante che purtroppo penalizza il consiglio comunale. Ho avuto modo di apprezzare lo spessore politico di Bonelli, che giudico una persona di valore. Il fatto di aver in passato sostenuto tesi diverse, dice ancora il presidente del consiglio comunale, non mi impedisce, non può impedirmi di rendere pubblica la mia stima nei suoi confronti. La sua passione per la causa tarantina è stata e rimane un esempio di buona politica. La cronaca nera: ieri sera a Castellaneta un individuo travisato ed armato di pistola ha fatto irruzione all'interno di un negozio di scommesse sportive ubicato in via San Francesco e, sotto la minaccia dell'arma, si è fatto consegnare da un dipendente dell'esercizio commerciale, un'unica persona presente all'interno del locale, la somma contanti pari a circa 12.000 euro. Terminato il colpo, il malfattore si è dileguato a piedi per le vie cittadine facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso a cura dei militari del nucleo operativo di Castellaneta. Ed ora gli spettacoli, un gradito ritorno a 4 anni dall'indimenticabile concerto in cui ammaliò il pubblico tarantino. Il violinista svizzero Alexandre Dubach torna ad esibirsi questa sera al Teatro Orfeo di Taranto con l'orchestra Ico della Magna Grecia, in questa occasione diretta da Carlo Boccadoro. Sì, mi rallegro molto, specialmente di suonare questa volta il famoso concerto di Beethoven. Un grande onore di suonare questo capolavoro. Io direi la grandezza, la bellezza del concerto, di essere degno di suonare questo concerto che tutti conoscono. Si dice che è la regina dei concerti per violino. Ma sono tanti concerti importanti. C'è Mendelssohn, c'è Brahms, Tchaikovsky, i concerti di Paganini. Questo forse hai al pubblico di dire come sarà mia interpretazione. Ed ora la cronaca nazionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. I ministri degli interni ad Amsterdam, Alfano, no allo sgretolamento dell'UE, nuovo video dell'IS, Hollande, niente ci fa paura, ISIS, blitz della polizia, arrestato un foreign fighter a Cosenza. I ministri degli interni europei sono riuniti ad Amsterdam, si discute della proposta della Commissione di creare un corpo di guardie di frontiera, si lavora anche sull'ipotesi di escludere temporaneamente la Grecia dal trattato di Schengen. Escludere provvisoriamente la Grecia dall'area Schengen sarebbe l'inizio dello sgretolamento dell'Europa unita, mentre l'Italia è dell'idea che l'Europa debba rimanere ad assetto stabile, dice il ministro Alfano. Nessuna minaccia ci farà paura, così il presidente François Hollande dopo la pubblicazione ieri di un video dell'IS con le immagini dei presunti esecutori degli attentati di Parigi dello scorso 13 novembre, ripresi a Raqqa prima dell'attacco. Queste immagini non fanno che dequalificare gli autori di questo crimine, ha aggiunto Hollande. Nel video anche minacce dirette alla Gran Bretagna. Blitz antiterrorismo della polizia. Gli uomini della Digos di Cosenza hanno arrestato un foreign fighter marocchino. In manette è finito Amil Mehdi, di 25 anni. Gli uomini della polizia indagavano su di lui da luglio scorso. Il giovane era pronto a raggiungere gli scenari di guerra in Siria per unirsi ai combattenti dell'ISIS. Passata l'emergenza per la tempesta di neve Jonas che ha colpito l'est degli Stati Uniti e in cui sono rimasti coinvolti nei giorni scorsi 85 milioni di persone,
Ora per molti è il momento di spalare la neve, precipitata a livelli record. In 5 stati sono caduti in media 91 cm di neve. I trasporti pubblici continuano a non funzionare in diverse regioni. Almeno 29 persone sono morte in incidenti stradali riconducibili alla neve e 300.000 utenze sono rimaste isolate. Il freddo si allontana dall'Italia e si sposta verso i Balcani e la Grecia grazie all'anticiclone che farà salire le temperature su tutte le regioni italiane. La stabilità atmosferica vuol dire comunque il ritorno delle nebbie nelle zone di pianura, ma anche l'aumento delle sostanze inquinanti nei grossi centri urbani. Una rete di Dybala al 32esimo della ripresa ha consentito alla Juventus di battere la Roma 1-0 e rimanere in scia al Napoli nel posticipo della 21esima giornata di Serie A. I bianconeri salgono a 45 punti, meno 2 dal Napoli che nel pomeriggio aveva vinto 4-2 a Genova. Ed è tutto per la cronaca del nostro giornale. Linea alla regia, ci vediamo tra pochi minuti con lo sport.